Parliamo di musica, principalmente rock, hard rock, metal, e vorrei fare una piccola introduzione. Di solito quando parliamo di band, di gruppi, il leader, diciamo, o è il cantante o il chitarrista o il bassista. In questo caso è qui con noi un batterista doc, talentuoso di Sanremo, Steve Foglia. E tu sei un leader perché hai fatto degli album dove hai coordinato e suoni in moltissime band, metal, rock e hard rock. Noi vorremmo sapere la musica vista dagli occhi di un batterista e diciamolo, che batterista, Steve Foglia. Che batterista, addirittura questi complimenti, fantastico. Grazie Francesco innanzitutto per la possibilità che mi ha dato per questa intervista. Grazie a te e io ribadisco che batterista perché noi ci conosciamo anche da una vita, Ciao, diciamolo. E da quando vent'anni io, almeno. 20 anni, io da quando 20 anni, quando penso a un batterista, io penso a te. Ti ringrazio. E allora sì, ho collaborato con diversi gruppi, al momento suono con i Burning Leaf, che facciamo hard rock, pezzi nostri. Abbiamo fatto un EP da poco che si intitola And the Fire Burn Inside e suono con Yerba Grama dove facciamo tutt'altra roba, facciamo cover rock italiane. E poi ho collaborato con il tuo amico Christian G. Ah, Gullone, Cristian Christian Gullone. Gullone, che abbiamo lanciato da poco il suo disco Ma, che tra l'altro sta avendo un buon successo visto perché sta passando il singolo in radio adesso, Calabria, Sicilia, Basilicata, chi più ne ha più ne metta. Quindi sono contento di queste mie situazioni attuali, via. Situazioni attuali artistiche e nel curriculum di Steve c'è anche un cantante che ha cantato in un gruppo che è generazionale, gli Iron Maiden. E il cantante è Blaze. Blaze Tu Bailey, yes. con Blaze, diciamo, è ospite in un tuo CD perché ha fatto questa canzone che si intitola Fight for Justice. Com'è Esatto. nata questa collaborazione con il cantante degli Iron Maiden? Allora, tutto è nato da un progetto che dovevo sviluppare con un mio amico chitarrista Fabrizio Bonanno. Dovevamo fare questo progetto in studio con dei pezzi inediti. E avevamo pensato alla voce di contattare Blaze e così abbiamo fatto. Il problema poi è che Fabrizio ha voluto partire in Germania perché pensava di trasferirsi a Berlino, così abbiamo accantonato la cosa. Quando poi ho iniziato a lavorare a Stevie Wonderland e dovevo scegliere i vari ospiti che avrebbero fatto parte del disco, loro ho detto aspetta un attimo, io avevo già sentito Blaze, vediamo un po' se sarebbe disponibile a cantarmi un brano. Io ho passato il provino di Fight for Justice, e mi hanno detto sì, mi piace, facciamolo. E così da lì è nata questa collaborazione. Blaze, il cantante degli Iron Maiden, in Steve in Wonderland, Steve Foglia, perché appunto, come dicevamo, il batterista Steve ha fatto proprio questo CD, dove è l'artefice delle canzoni, delle musiche, e dove c'è Blaze Bailey. E vogliamo sentire un accenno di questa Perché no? canzone. Ecco a voi Fight for Justice. Parlando di talento, hai un metodo, possiamo dirlo, perché tu, oltre a suonare nelle band, tu insegni musica, Esatto, batteria. batteria. E tu hai un metodo, me lo accennavi Allora, prima. sto lavorando a questo metodo che spero di riuscire a pubblicarlo per settembre. E si basa tutto su un principio che è il principio della pazienza. Nel
Nel senso, la batteria è uno strumento dove noi dobbiamo impegnare tutti e quattro gli arti e spesso i quattro arti fanno quattro cose differenti. Di conseguenza è impensabile che uno venga a lezione o comunque sia inizi a suonare da zero e voglia partire a fare un ritmo utilizzando tutti e quattro gli arti. Questo metodo è, diciamo, strutturato in una maniera tale da lavorare su ogni arto e poi piano piano aggiungerne uno alla volta al fine di ottenere un risultato valido. Quindi va bene sia per i principianti ma anche per quelli già un pochettino più avanzati, perché ci sono delle cose interessanti e avremo anche spazio alla doppia cassa per i metallari come me. Doppia cassa per i metallari, infatti gruppi come gli Slipknot adottano la doppia cassa. E a proposito di metal, a proposito di rock, Sanremo, lo ricordiamo, è il festival, giustamente, ma c'è anche il rock. Ricordiamo manifestazioni come Rock in the Casbah, e oltre al rock c'è anche l'hard rock e il metal. E Steve, tu rappresenti il metal, e com'è? Tu, appunto, ci conosciamo da 20 anni, tu il metal l'hai vissuto da adolescente e continui a viverlo. Come si vive il metal a Sanremo e nella provincia? Guarda, ti posso dire che ci sono parecchie band interessanti che però vedo che stanno trovando un riscontro non a Sanremo. Mi vengono in mente gli Skeleton di Tommy Fuller, che loro hanno fatto, adesso sono al secondo disco o terzo, adesso non mi ricordo, però hanno fatto tour all'estero e hanno trovato dei feedback positivi. E cosa che, se rimani sicuramente concentrato sul target di Sanremo, ciao. E i gruppi del passato, ricordiamolo anche, che sono tuttora suonano, i Data Kill. I Data Kill. È vero, effettivamente, stando sul posto è difficile, però ci sono proprio delle band che hanno. Ricordaci in che gruppi eri, andiamo nel passato. Allora, io ho iniziato con i Feedback, con Simone Guerrucci, ma facevamo rock italiano, era proprio la prima esperienza. Poi dopo ho avuto i Dian Same e lì facevamo prog metal, c'era Simone Guerrucci, Luca Guerreschi alle tastiere, Davide Bianchi al basso e Giovanni Tozzi alla voce. Avevamo fatto due EP. Tra l'altro un EP, l'ultimo Zauma, era anche top demo su Metal Shock, infatti poi noi avevamo 20 anni, quindi immaginati, top demo su Metal Shock, chissà che poi in verità. Però abbiamo avuto delle belle soddisfazioni con loro. Dopo i Dian Same ho avuto i Jennifer Scream, che a livello affettivo è la band che sta ancora nel mio cuore, perché la collego a un periodo della mia vita favoloso. E con loro abbiamo avuto delle bellissime soddisfazioni, abbiamo suonato di apertura gli Hardcore Superstar, abbiamo collaborato con Thomas Silver, suonato con i Pretty Boy Floyd, festival italiani e in Francia anche. È stato molto bello, via. Ecco, chi vuole imparare la batteria e ti chiede lezioni, diciamo, perché lo fa? Per il rock, per risuonare i beniamini, diciamo, i propri beniamini, le proprie passioni, o anche per fare dei gruppi, delle band? Com'è questa Guarda, realtà? io in realtà ho parecchi bambini, diciamo, e la cosa negativa è che quando magari sono un pochettino più grandi, quindi parliamo magari di 12-13 anni, 13-14 anche, e gli chiedo che cosa ascolti, ho il sangue che mi si gira, perché veramente parliamo di Fedez, J-Ax, questa roba qua che per carità va benissimo, però diciamo che secondo me se una persona si avvicina a uno strumento musicale, che può essere la chitarra, la batteria, il clavicembalo, deve sentire della musica fatta da quegli strumenti per prendere ispirazione, per imparare. In un genere musicale, come può essere l'attuale trap, il Il rap hip-hop, nuovo, diciamo, sì, esatto, l'hip-hop, questa roba qua sì. che viene ascoltata dai ragazzini. Musicalmente non Sono basi, impari, diciamo, sì, esatto, sono basi, cioè, non avrà è. delle ritmiche spettacolari, ma poi con la batteria sei molto limitato e uno dovrebbe aprire i propri orizzonti. Ecco, a proposito di orizzonti,
Tu, diciamo, lo suoni da lento a veloce, però per approcciarsi, che canzone o che gruppo pensi, con che gruppo inizi, ecco, nelle tue lezioni? Io quando ho iniziato a suonare, io ho iniziato con le canzoni dei Beatles. Io avevo l'adorazione per Ringo Starr. E diciamo che come genere musicale, perché poi i generi musicali si sa sono tantissimi, ci sono generi più semplici per iniziare e generi un pochettino più complessi che richiedono molta più indipendenza per quanto riguarda il nostro strumento. Generalmente io inizio con brani pop barra rock, quindi sì, Beatles, Oasis, Green Day, qualsiasi cosa che sia, diciamo, di quel genere lì. Purtroppo il tempo sfugge, però vorremmo sapere da te i progetti futuri, dove ti possiamo sentire, e hai fatto anche ultimamente dei video Fatto musicali. dei video musicali, allora, sul fattore dove potete seguirmi, se volete prendere lezioni. Io a fine luglio sarò ad Arma Litaggia, a Valle Crosia, all'interno del campus dell'Associazione Musicale Pergolesi di Valle Crosia, dove terrò un campus particolare che ho intitolato Do You Speak Drum, dove per ogni giorno analizzerò un genere musicale, facendo ascolti, prove. Ci sarà molto da imparare, molto da divertirsi anche. Seguite Steve Foglia. L'appuntamento è alla prossima puntata. Un caro saluto e ci vediamo alla prossima. Siamo